faccia come caratteristica del suo mandato quello di un'amministrazione aperta a tutti i territori, a tutti i cittadini, che risponda ai bisogni della cittadinanza e che sia in continuo dialogo con gli amministratori locali, cercando di svincolarsi il più possibile dai classici schemi partitici che secondo noi poco hanno a che vedere con la gestione dell'ente. È questo l'appello che i consiglieri del gruppo provinciale Patto Civico Intratevere Eterno lanciano al neoeletto presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri. Con la nostra autonomia e indipendenza ci contraddistingue in ogni banco di ogni consiglio comunale, metteremo a disposizione del presidente Polcri le nostre conoscenze, le nostre competenze e saremo attenti alle valutazioni degli scenari che lui proporrà con il suo insediamento. Intanto per il prossimo 5 gennaio alle 16 è stato fissato il primo consiglio provinciale dell'era Polcri, eletto a metà dicembre il nuovo presidente della provincia con voti trasversali di consiglieri e sindaci che si riconoscono nell'esperienza civica ma anche del centrodestra e centrosinistra. C'è stato un voto dei grandi elettori, dunque dei sindaci, dei consiglieri che hanno dato un'indicazione chiara, cioè quella che la provincia oggi è la casa dei comuni e dunque il presidente dovrà avere un ruolo di arbitro e non di giocatore nell'interesse di tutto questo territorio che è la provincia e naturalmente nell'interesse dei singoli comuni. Questo è il messaggio che è arrivato forte e chiaro dai territori, dai comuni, dai sindaci soprattutto e dunque questo sarà anche la mia missione in questo mandato da presidente. Quale maggioranza si delineerà si vedrà solamente nelle prossime settimane, ma intanto il neo presidente Polcri ha le idee ben chiare sugli impegni dell'ente, uno su tutti il futuro di Ponte Buriano. Il 9 di gennaio sarò per lì presente, la prima pietra possiamo dire del cantiere, perché è un'opera importantissima, strategica per la messa in sicurezza del territorio e anche per valorizzare Ponte Buriano, dunque la parte più storica.